Buongiorno e benvenuti alla 20ª giornata del campionato di Serie C2 di Calcio a 5. Oggi si affrontano qui l'El Nettuno contro Sport Country. Oggi la capolista l'El Nettuno cerca di continuare il suo percorso positivo. Ha davanti a sé un avversario ostico che viene da una sconfitta pesante fuori casa contro la Buenaonda, però non bisogna mai sottovalutare lo Sport Country, tutto pronto. Fischietta in bocca, si comincia, parte forte, subito all'El Nettuno, recupera palla Trani. Ottimo anticipo di De Pedris, scarica per De Franceschi il tiro! È il gol stupendo di De Franceschi, ma è stupendo anche l'anticipo di Mastroianni che scarica largo per De Franceschi ed è 1-0 subito per l'El Nettuno. Cercato De Santis, buona palla dentro per Iannotta, il tiro tranquillamente controllato da Lograsso, è messo in fallo laterale, gioca rapido per Trani, rientra sul destro il tiro, sicuro Lograsso che mette in calcio d'angolo, ottimo intervento del numero uno dei padroni di casa, ancora De Franceschi, cerca un ottimo pallone filtrante per Origlia, stupendo intervento di Grasso che con una carambola trasmette il pallone addosso all'attaccante, però bellissimo il pallone di De Franceschi. Carico per il neoentrato Caruso. De Franceschi, spalla alla porta, Mastroianni, il tiro tranquillamente controllato da Grasso. Ora De Secco sbaglia, la riparte De Franceschi. Scarico per De Petris, tiro largo alla destra di Grasso perfettamente. E allora lo recupera Corrente che però lo perde clamorosamente. Il gol da rapace di Caruso. Un errore gravissimo però di De Santis, si isola un po', cerca ancora Corrente, Mella, va sul destro, attento Lograsso, buona, azione personale di Mella, laterale, ancora veloce Corrente, cerca davanti De Santis anticipato, allora riparte De Carolis, va sul sinistro De Carolis, ottimo intervento di Petrella, batte veloce De Carolis. De Carolis, splendido il pallone per Caruso che ancora una volta tu per tu. Petella sceglie di passare un pallone, adesso un po' scoperta da Nettuno. C'è Caruso. Vediamo cosa si inventa. Gioca vicino invece per Cincinnato. Uno scarico sbagliato. Allora riparte Mella. Fa tutto da solo. La puntata di Mella. Ancora il tiro di Mella. Buona chance. Non attenta qui. La difesa dell'El Nettuno, ancora il numero 8. Possiamo notare come alto il pressing degli ospiti. Attenzione qui al pallone dentro per Origlia! L'intercetto di Corrente che si fa clamorosamente autogol. Sfortunato il numero 9 dello Sport Country. Però ottima azione Mastroianni-Origlia. Spalla alla porta De Santis. Brutto scarico. Intercetto di Mastroianni. Va sul destro. Carico per De Petris, sbagliato, ancora Caruso, Mastroianni, bravissimo Petrella, situazione stupenda, tutta di prima. Si può riprendere, il pallone era uscito fuori, attenzione al tiro di De Franceschi, attento Petrella, una cannonata. De Petris, De Franceschi, con il pallone lo favorisce, però poi perde nuovamente il pallone. Attenzione, bravissimo De Petris, 1-2, stupendo con Mastroianni. Ed è il gol del 4-0, stupendo 1-2 da parte di De Petris Mastroianni. Bellissimo il gol del numero 14. Mannucci, attenzione, pallone per De Franceschi, cerca ancora il pallone dentro per Mannucci. E con la punta ha cercato un tiro verso la porta. Attenzione, rientra sul destro Mella. Prova a incrociare con il destro. Pallone finisce in out. Riprende Meschini. Ancora una due. Meschini, doppia deviazione. Allora, sfortunato qui il numero 4. Qui c'è il fallo netto di Mella. Non fischiato però dall'arbitro. C'è stato un contrasto netto. Attenzione però a Meschini. Ancora su un ottimo pallone di Lograsso, Iannotta, ancora Trani,
Vediamo se si inventa qualcosa Trani. Rientra sul mancino, lo scarica. Bravissimo De Franceschi sulla linea della porta a salvare. Come se cerca un compagno, ci mette troppo tempo, perde il tempo. Attenzione a questa azione. E il clamoroso gol mangiato da parte di Di Secco. Risultato acquisito. E di fatto termina qui la partita. Il risultato di 4-0 per l'Arena Nettuno. Vittoria fondamentale per la Cogolista, che mantiene il primato, mantiene quel sogno che tanto aspettano qui, quel di Nettuno. Da fare comunque i complimenti agli ospiti che ci hanno messo grande cuore per la Sport Country.